Benvenuto in questo video. Io sono Angelo e oggi voglio accompagnarti alla ricerca del tuo scopo. Questo video ha proprio la finalità di aiutarti a fare un'indagine dentro di te per trovare qual è lo scopo che ti guida. Ma prima di addentrarci in questo lavoro, lasciami 10 secondi per presentarmi. Io sono uno psicologo e da diversi anni aiuto le persone a migliorare la propria autostima, le proprie relazioni interpersonali e in generale ad affrontare i problemi quotidiani grazie a piccole strategie psicologiche. Il mio credo, la mia volontà è quella di rendere la psicologia accessibile a tutti ed è questo il motivo per cui ho creato questo video per te. In questo video ti accompagnerò alla scoperta di che cos'è uno scopo e successivamente faremo insieme un esercizio molto importante per capire qual è il tuo scopo. Ma prima di andare avanti, se vuoi ricompensarmi per questo piccolo regalo, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e a cliccare sulla campanellina delle notifiche. Così non perderai i futuri video. Nel mio canale parlo di psicologia, autostima, relazioni interpersonali. Se ti interessano questi argomenti, entra a far parte della mia community. Ma adesso entriamo nel vivo e cerchiamo, prima di tutto, di capire che cos'è uno scopo. Una piccola nota. Spesso mi vedrai volgere lo sguardo perché a fianco a me ho un computer con delle slide che aiuteranno me e te a proseguire in questo percorso. Le slide le troverai qui in basso. Ma ora cerchiamo di capire che cos'è uno scopo e qual è il suo potere. Sicuramente conosci questa persona, Gandhi, che con la sua forza non violenta ha cambiato il corso della storia. Sicuramente avrai letto o sentito parlare di lui, del suo movimento di non violenza che, nonostante la mancanza di violenza, è riuscita a stravolgere gli equilibri geopolitici. Simile alla vita di Gandhi, abbiamo quella di Martin Luther King, che ha combattuto per i diritti delle persone di colore in America. Grazie a lui si è creato un vero e proprio movimento per l'uguaglianza, che ancora oggi, nonostante sia venuto a mancare il suo fondatore, riverbera i suoi effetti. Per cominciare a capire che cos'è uno scopo, per cominciare a capire qual è l'immagine che io voglio presentarti dello scopo, voglio leggerti un passo del discorso di un discorso di Martin Luther King, il famoso discorso che inizia con la famosa frase "Ho un sogno". Martin Luther King dice: "Ho un sogno che un giorno questa nazione si solleverà e vivrà il significato vero del suo credo. Ho un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli degli ex padroni potranno sedersi insieme al tavolo della fratellanza. Ho un sogno che un giorno, perfino lo stato del Mississippi, dove si patisce il caldo torrido dell'ingiustizia, il caldo dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e di giustizia". Prosegue nel suo discorso spiegando altri suoi sogni. Notiamo il termine sogno che si ripete. Perché? Perché lo scopo profondo di una persona è il sogno che desidera realizzare. Ora voglio presentarti una persona che molto probabilmente non conosci. Questa persona è un ex giocatore di football che lavorava presso una scuola. Un giorno vide entrare a scuola un ragazzo con un fucile.
Si avvicinò lentamente a questo ragazzo, gli parlò, lo abbracciò e gli fece poggiare il fucile. Quando, in un momento successivo, hanno intervistato questo ragazzo, gli hanno chiesto se avesse avuto paura ed egli ha risposto che non aveva paura perché lui sapeva quello che doveva fare. Il suo scopo è aiutare e tutelare gli altri ragazzi. Vediamo come a volte lo scopo ci spinge a fare grandi azioni, quelle che solitamente chiamiamo azioni eroiche. Adesso è il momento di riflettere, di cominciare a riflettere su te stesso. Se hai trovato il tuo scopo, se pensi di averlo identificato e se lo stai vivendo, credo che sia fondamentale conoscere il proprio scopo, perché è questo che ci dà la motivazione per svegliarci la mattina. Sicuramente ti sarà capitato di sentirti demotivato, di non avere voglia di fare nulla, oppure hai conosciuto qualcuno continuamente insoddisfatto. Molto spesso questa mancanza di motivazione, questa mancanza di soddisfazione e di appagamento è la conseguenza della non conoscenza del proprio scopo. Lo scopo, come possiamo cominciare ad intuire, è quella motivazione profonda che noi sentiamo nell'animo. Infatti, il lavoro che faremo oggi insieme è quello di andare ad indagare nella profondità del tuo animo per capire qual è quell'aspetto, quel comportamento, quel valore che ti motiva. Conoscendo il tuo scopo, riuscirai a svegliarti ogni mattina motivato e con più entusiasmo. Mi raccomando, vedi il video fino alla fine perché faremo insieme un esercizio molto importante. Ma cominciamo a chiarirci sul significato della parola scopo. È importante distinguere scopi da scopi. Molte persone, quando parlano dei propri scopi, parlano degli obiettivi. Ho lo scopo di acquistare una macchina nuova, ho lo scopo, l'obiettivo di comprare casa, oppure ho lo scopo di raggiungere quella posizione lavorativa. La realtà è che questi sono scopi con la S minuscola. Sono obiettivi provvisori. Che cosa significa? Che una volta raggiunto l'obiettivo, noi proviamo un senso di appagamento, ma questo senso di soddisfazione è momentaneo. Nel momento in cui raggiungiamo un obiettivo, possiamo provare un grande piacere, ma tendenzialmente questo dopo diminuisce. È importante quindi ricordarci che questi non sono gli scopi profondi del nostro animo, ma sono gli scopi più superficiali, possiamo chiamarli anche obiettivi. Molte persone finalizzano la loro vita al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi con la S minuscola. Se questo atteggiamento può essere piacevole perché si raggiungono più obiettivi, perché si prova spesso un senso di soddisfazione, è però controproducente perché il raggiungimento dell'obiettivo non sempre è determinato solamente dal nostro comportamento. Che cosa voglio dire? Che quando noi abbiamo un obiettivo esterno, ad esempio raggiungere una posizione lavorativa più elevata, acquistare casa, una macchina, fare un viaggio, noi possiamo fare del nostro meglio per raggiungere quell'obiettivo, ma ci possono essere elementi esterni fuori dal nostro controllo che vanno ad interferire e ad alcune volte bloccare il raggiungimento dell'obiettivo. Se noi leghiamo la nostra felicità, il nostro senso di appagamento e soddisfazione a un obiettivo esterno, ad uno scopo con la S minuscola,
rischiamo di vivere la frustrazione del non raggiungimento dello scopo, perché possono esserci dei fattori, degli elementi esterni a noi che vanno ad interferire. Invece, lo scopo, quello con la S maiuscola, dipende totalmente da noi. Gli scopi con la S maiuscola non si raggiungono, si vivono. E questa è la grande differenza tra scopi intesi come obiettivi e scopi profondi, scopi legati ai nostri valori. Se noi puntiamo agli obiettivi, agli scopi obiettivi, rischiamo di vivere la frustrazione perché non tutto è sotto il nostro controllo. Se noi puntiamo e viviamo in funzione dei nostri scopi obiettivi, rischiamo di vivere la frustrazione del mancato loro raggiungimento. E quando li raggiungiamo, il piacere e il senso di appagamento durano poco. Se invece noi viviamo in base ai nostri scopi, o meglio, viviamo i nostri scopi, scoprirai che è tutto sotto il tuo potere. E di conseguenza potrai vivere in maniera più costante e frequente un forte senso di appagamento, di soddisfazione. Ed è questo il motivo per cui le persone che vivono il loro scopo, anche nei momenti di abbattimento, rimangono calmi, rimangono felici e appagati, perché sanno che lo stanno facendo per un sogno, come diceva Martin Luther King, perché loro non guardano il problema momentaneo, ma guardano lo scopo finale. E qui torno a ripeterti la domanda: stai vivendo il tuo scopo? Cerca di indagare le tue emozioni, come tu ti comporti, quali obiettivi raggiungi e con quali atteggiamenti affronti le situazioni. Ti danno un appagamento costante e piacevole, nonostante tu non abbia raggiunto un obiettivo? Oppure vivi di frequente il senso di insoddisfazione, il senso di disagio, la mancanza di motivazione? Nel secondo caso, probabilmente non hai ancora trovato il tuo scopo e questo video avrà proprio questo scopo. Come ti ho detto precedentemente, quando viviamo il nostro scopo, noi ci sentiamo appagati, ricchi, soddisfatti, sicuri di noi e anche contenti per quello che stiamo facendo. Perché il vivere il nostro scopo è strettamente legato ai nostri valori più profondi. Di conseguenza, quando noi viviamo in funzione di uno scopo, portiamo avanti, viviamo secondo i nostri valori più profondi. E questo atteggiamento tende a darci un senso di appagamento, un senso di sicurezza di noi stessi e di forte autostima. Un altro elemento fondamentale del nostro scopo è il flusso. Nella psicologia positiva, con questo termine si intende l'assorbimento che la persona ha nel momento in cui è impegnata in una attività particolarmente motivante. Molto spesso, quando si vive quell'esperienza del flusso, del totale assorbimento, la persona ha una perdita di percezione del tempo, di disagio, di stanchezza. La persona può trovarsi immersa nella sua attività per tantissimo tempo senza esserne consapevole e, cosa ancora più importante, senza provare stanchezza. Alla fine dell'esperienza, anche se c'è una stanchezza fisica, c'è un grande senso di appagamento, di riempimento emotivo. Questo è dovuto al fatto che la persona in quel momento era assorbita dalla sua attività e stava vivendo il suo scopo.
Ma credo che adesso sia venuto il momento di cercare il tuo scopo. Ora che abbiamo capito la differenza tra scopi obiettivi e scopo profondo, dopo aver capito le conseguenze positive di vivere secondo il proprio scopo, possiamo andare alla ricerca del tuo scopo valore, del tuo scopo profondo. Per fare questo, è fondamentale analizzare la tua vita. Sicuramente avrai vissuto in passato delle esperienze di particolare appagamento. Noi andremo a lavorare su quelle esperienze al fine di trovare il tuo scopo. Quindi ora ferma il video e procurati un blocco ed una penna. Ora hai gli strumenti di lavoro. Prendi il foglio e cerca di appuntare le situazioni nelle quali hai vissuto un profondo senso di soddisfazione, un profondo senso di appagamento. Scrivi almeno 10 situazioni nelle quali ti sei sentito particolarmente ricco, appagato, soddisfatto di te stesso. Per aiutarti, voglio condividere con te un mio evento significativo ed è il giorno della mia laurea. In particolar modo il momento in cui stavo discutendo la tesi. Ricordo come se fosse oggi che mi trovavo sul palco, dietro avevo il proiettore con le slide e davanti avevo la platea. Stavo spiegando alcuni meccanismi psicobiologici della nicotina. C'è stato un momento in cui ho provato un profondo senso di appagamento. Sapere che le persone erano lì per ascoltare il mio discorso e che in quel momento stavo trasmettendo delle informazioni mi ha dato un profondo senso di soddisfazione. La cosa che mi fa sorridere e ricordo con piacere è che ad un certo punto un professore mi disse di chiudere. Io ero così immerso nella mia spiegazione che non lo ascoltai e continuai per altri 2 o 3 minuti abbondanti. Quello è stato un momento per me molto significativo. Ora prendi il tuo foglio, metti in pausa il video e dedica almeno 10, 15, ma anche mezz'ora per cercare le situazioni e le esperienze nelle quali ti sei sentito appagato, ricco, soddisfatto di te e di quello che stavi facendo. Cerca di descrivere nel dettaglio la situazione, che cosa stavi facendo, con chi eri, quali erano le finalità del tuo lavoro, qual è la situazione che stavi vivendo in generale. Cerca di scrivere tutto nel dettaglio perché poi tutta questa grande mole di informazione ti servirà quando dovrai andare alla ricerca del tuo scopo. Cerca di ricordarti in particolar modo cosa ti appagava di quella esperienza. Ad esempio, per quanto riguarda la mia esperienza, ricordo con molto piacere e soddisfazione il fatto di stare a spiegare, di illustrare la psicologia, di stare lì a trasmettere delle informazioni utili alle persone che mi stavano ascoltando. Questo è l'aspetto di quella esperienza che maggiormente mi ha soddisfatto. Cerca di fare lo stesso nel tuo lavoro. Cerca di ritrovare nelle situazioni che stai descrivendo quali aspetti erano per te particolarmente appaganti. Spero che tu abbia fatto l'esercizio e gli abbia dedicato del tempo. Davanti a te hai un elenco di circa 10 situazioni nelle quali ti sei sentito soddisfatto, appagato, ricco, utile. Adesso prendi queste situazioni e sottolinea i verbi. Cerca di concentrarti sulle azioni che stavi facendo, sulle azioni che ti soddisfacevano, che ti rendevano più soddisfatto e appagato. Adesso
Hai un elenco di 10 situazioni e hai sottolineato, hai cerchiato dei verbi. Cerca di trovare i temi comuni. Cerca di trovare il filo conduttore che lega tutte le esperienze. Grazie a questo lavoro potrai estrarre quali sono quelle azioni, quei comportamenti, quegli atteggiamenti che ti danno soddisfazione e appagamento. Quando io ho analizzato le mie esperienze, ho trovato che il tema ricorrente era l'informazione, la divulgazione, il trasmettere conoscenza e il creare relazioni. Ora hai trovato uno, due, al massimo tre temi comuni a tutte le esperienze. Grazie a quello potrai orientare il tuo scopo. Ma un altro aspetto fondamentale che può aiutarti a sentirti più motivato, più appagato, è rispondere a questa domanda. In che modo quelle azioni, quegli atteggiamenti e quei comportamenti possono aiutare gli altri? Dalla slide puoi vedere che anche io ho fatto questo lavoro. Ho riflettuto in che modo io potevo sfruttare quegli aspetti, quei comportamenti che mi appagavano per aiutare gli altri. Infatti, se mi segui, conoscerai sicuramente il mio lavoro sui social, ma i tantissimi seminari che io tengo in Italia. Mi piace divulgare la psicologia. Il mio scopo, come ti ho detto all'inizio del mio video, è rendere la psicologia accessibile a tutti. Per raggiungere questo scopo, io lavoro nello studio privato, quindi aiuto le singole persone o le coppie, ma faccio anche tanta divulgazione attraverso i social, tengo seminari. Nonostante queste attività possano essere stancanti, però mi arricchiscono emotivamente. Dopo aver tenuto un seminario e un video come questo, mi sento molto più appagato e ricco, perché so di aver fatto qualcosa di utile per gli altri. In questo momento io sto vivendo il mio scopo con te e per questo te ne sono grato. Sono onorato di essere la tua guida in questo lavoro. Ed è questo il mio scopo: aiutare, divulgare, fare informazione psicologica. Un aspetto che voglio sottolineare che quando noi pensiamo al nostro scopo, è bello ed è importante avere come punti di riferimento personaggi come Martin Luther King o Gandhi, ma noi possiamo fare la differenza nella nostra quotidianità. Noi possiamo vivere il nostro scopo anche nel nostro ufficio. Ci sono commesse che hanno lavorato con me che vivono il loro lavoro come uno scopo, aiutare le persone a scegliere l'abito che le valorizza, che le fa sentire sicure di sé. Ho lavorato con persone che hanno trovato il loro scopo nell'impastare una pizza, per aiutare e far vivere un'esperienza piacevole alle persone che acquistavano il prodotto. È importante quindi riconoscere che vivere uno scopo non significa solamente stravolgere la politica mondiale oppure creare dei movimenti. Noi possiamo vivere il nostro scopo nella quotidianità ed è questo il motivo per cui noi possiamo sentirci appagati tutti i giorni. Perché lo scopo inteso come valore dipende da come tu ti comporti, dipende da come tu interpreti il significato che dai tu al tuo lavoro e a quello che stai facendo. A differenza dello scopo obiettivo, che può essere influenzato da elementi esterni, lo scopo valore dipende totalmente da te. Puoi non raggiungere il tuo obiettivo, ma sai che tu lo hai fatto
per il tuo scopo. Sai che tu hai fatto del tuo meglio per raggiungerlo, per portare avanti i tuoi valori. E questa è la cosa che ci appaga, la cosa che ci arricchisce. Il non guardare l'obiettivo, ma guardare l'esperienza. Dare un significato importante all'esperienza che stiamo vivendo. Ma riprendiamo adesso l'esercizio. Hai individuato le situazioni per te particolarmente appaganti. Successivamente hai analizzato e rintracciato quali azioni ti davano particolare soddisfazione. Successivamente hai trovato uno, due, tre fili conduttori a tutte le esperienze. Ora è tempo di integrarle nella tua vita. Cerca ora di capire come puoi integrare quelle azioni e quei temi nella tua quotidianità. Rendi quelle azioni delle abitudini. In questo modo comincerai a vivere il tuo scopo. Ogni mattina potrai svegliarti con la motivazione davanti ai tuoi occhi e ogni sera potrai andare a dormire sapendo che hai aggiunto un piccolo tassello nella tua vita. Spero che questo video ti abbia aiutato a prendere consapevolezza del tuo scopo e a viverlo nella tua vita. Mi farebbe molto piacere se tu volessi condividere con me lo scopo che hai rintracciato, che hai identificato. Se ti va, scrivilo nei commenti. Ti ricordo che puoi seguirmi su Instagram, su Facebook e mi raccomando, iscriviti al mio canale. Qui trovi il tasto per iscriverti al canale, mentre qui troverai un altro utile video per raggiungere il tuo scopo.